Mi chiamo Filippo Chiesa, di professione filmmaker. Oltre alle riprese, mi piace anche occuparmi di quello che succede dopo, quindi montaggio, color, eccetera. Sono sempre stato molto attento a come venivano trattate e come vengono trattate le mie immagini, ed è per questo motivo che, in mancanza di un bravo colorist, preferisco mettere io stesso le mani sul materiale che giro. Tutti sappiamo quanto sia importante avere il giusto software e un giusto monitor per poter trattare e controllare le immagini che abbiamo girato. E tutti sappiamo che i monitor adatti per la color hanno dei prezzi molto elevati. Ecco, a questo punto vorrei parlarvi di Eizo. Eizo è un marchio giapponese leader per quanto riguarda i monitor per ritocco fotografico, ma nel nostro ambiente quello video è un marchio poco conosciuto. Perché vorrei parlarvi di Eizo? Perché da poco sono venuto in possesso di questo bellissimo monitor che vedete alle mie spalle, questo, che è un monitor 4K DCI, quindi un vero 4K, non un Ultra HD. Il suo nome è CG318. È un monitor che mi ha affascinato non solo per la grande qualità, ma perché si avvicina moltissimo ai monitor di grado 1, pur non essendolo. È comunque un monitor certificato per la post-produzione video, certificato da Eizo, è un monitor che ha tutte quelle caratteristiche che dovrebbe avere un monitor serio per la post-produzione 4K. Quindi parliamo di un monitor chiaramente a 10 bit, con una matrice a 10 bit, un profilo colore 20-20, non solo REC 709 o l'RGB classico, e oltretutto il mio, quello che appunto vedete alle mie spalle, ha anche l'upgrade per l'HDR. Altra caratteristica per me fondamentale che questo monitor Eizo ha, e che nessun altro monitor di altre aziende per la post-produzione ha, è l'autocalibrazione. Ho trovato questa funzione è veramente utilissima e tra l'altro funziona anche molto bene. Qualcuno mi ha detto: ok, è un bellissimo monitor, però è anche piuttosto costoso. Vero, non è un monitor economico, però se lo paragoniamo ai monitor di grado 1 e ai monitor professionali di questa grandezza, ricordiamoci che è un monitor da 31,1 pollici in 4K. Credo che in realtà il costo di questo Eizo CG318 sia più che contenuto.